L'internazionale Funkausstellung di Berlino ne ha fatta di strada dagli inizi, ma a più di 90 anni dalla sua prima edizione continua a mantenere inalterata la stessa anima innovativa e lo stesso carattere esplorativo che l'hanno fatta diventare in poco tempo una delle manifestazioni simbolo della tecnologia consumer che prosegue il suo cammino inarrestabile. Con l'edizione 2016 IFA si rivela essere più in forma che mai e gli anni di incertezza immediatamente successivi alla crisi economica sembrano già lontani. I numeri relativi all'affluenza e agli spazi espositivi in continua crescita lo dimostrano. Fino al 7 settembre infatti sono attese qui più di 200.000 persone provenienti da tutto il mondo e uno degli aspetti più interessanti è proprio il fatto che qui possono venire a vedere i prodotti anche i consumatori che in questo modo possono farsi un'idea ancora più chiara di che cosa li aspetta per i mesi a venire. Nei tanti padiglioni della fiera, come ogni anno, le novità sono così tante che è difficile elencarle in pochi secondi. Sul fronte dell'intrattenimento abbiamo assistito a una discreta invasione dei televisori con tecnologia OLED, a tal punto da indurci a pensare che forse sarà uno di questi il TV da mettere in casa in futuro. E poi sempre maggiore spazio alla musica on the go e al cosiddetto personal audio, che con le cuffie a cancellazione di rumore e speaker portatili farà breccia nei cuori dei più giovani. Spostandoci sul lato del multimedia, invece sugli oggetti chiamati wearable, abbiamo salutato con grande curiosità l'arrivo di nuovi modelli di smartphone e tablet, così come di smartwatch, che vanno a rinfoltire un mercato già ricco, ma ancora lontano dall'essere saturo. Pensando agli elettrodomestici, infine, questi non vanno quasi più chiamati in tal modo ed è necessario invece giudicarli sempre più come oggetti che migliorano e semplificano la nostra vita in casa, permettendoci di gestire tante azioni quotidiane più comodamente, silenziosamente ed ecologicamente. La sostenibilità, infatti, è un altro dei punti chiave che quest'anno è stato ancora una volta volutamente messo in evidenza. L'attenzione ai consumi e l'utilizzo di materiali ecocompatibili rappresentano ormai un must imprescindibile per ogni costruttore che voglia guardare lontano. Chiudendo, IFA 2016 ci dice che, in una casa completamente connessa, alta risoluzione e definizione, massima semplicità d'utilizzo e massimo risparmio sui consumi sono gli aspetti con cui dovremo piacevolmente convivere. E da qui non si scappa.